Ok, oggi dobbiamo parlare delle custom shop e so già che questo video potrà far storcere il naso a tantissimi di voi. Io nel corso degli anni mi sono fatto un'opinione sulle custom shop che poi ho recentissimamente cambiato in favore di un'altra che è quasi completamente opposta. Le frasi tipiche che si sentono quando si parla di questo tipo di chitarre sono: le custom shop costano troppo, questa chitarra da 500 euro suona come una custom shop, ma chi se ne frega delle custom shop, meglio farsela fare da un liutaio. Ma alla fine poi queste frasi rispecchiano la realtà dei fatti. Oggi vi dico la mia su questo argomento. Inoltre ho uno strumento d'eccezione. È una Schecter Traditional Wembley 2 Custom Shop. Benvenuti nel mio studio e nel mio canale. Io sono Stefano Rossi, sono un insegnante di chitarra, sono il direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso mi mangio il panino di con mollica o senza. Yeah! Dovrei ringraziare moltissimo Piazzo Strumenti Musicali per avermi dato la possibilità di avere questa chitarra sul canale, ma in realtà non lo faccio perché, come potete vedere, me l'hanno mandata bianca e, come ben sapete, il bianco sulle chitarre è il colore del demonio. Come al solito, qui sotto in descrizione trovate il link per vedere questa chitarra sul sito di Piazzo e, se utilizzerete il codice sconto Stefano5 durante l'acquisto, potrete appunto risparmiare il 5% su tutto quanto il carrello, quindi approfittatene. Giusto un appunto per chi magari fosse un neofita nel mondo chitarristico. Le chitarre custom shop in soldoni sono chitarre prodotte artigianalmente dai liutai di prestigiose case produttrici di chitarre. Differiscono dalla normale chitarra prodotta in fabbrica proprio per via della manodopera molto specializzata che segue la costruzione di questi strumenti e generalmente per i materiali utilizzati e per le finiture. Assieme alla chitarra viene consegnato anche un certificato di autenticità che ne attesta il valore. Queste chitarre normalmente hanno costi piuttosto impegnativi, si parla di cifre che superano molto spesso i 4.000 euro fino ad arrivare anche a 10, 12, 15.000 euro a seconda delle circostanze. Il parere della maggior parte dei chitarristi è un po' contraddittorio, si osserva una custom shop come se fosse un qualcosa che vorremmo assolutamente avere, però contemporaneamente si criticano le custom shop. Si pensa che non sia uno strumento necessario, che si possa suonare bene anche con degli strumenti senza tutti questi fronzoli. Prima di dirvi la mia opinione a riguardo, vi faccio vedere appunto questa Schecter Traditional Wembley 2. Abbiamo una struttura bolt-on, quindi manico avvitato al body, il corpo è in ontano e il manico è in acero roasted, finitura opaca, come piace a me. Ha anche la possibilità di regolare il truss rod direttamente da fuori. La tastiera è anch'essa in acero roasted, 22 tasti scala Fender, compound radius da 10 a 14, capotasto in osso, il pick up al ponte è uno Schecter Pasadena e i due single coil sono due Schecter VS1. Un controllo per il volume, un controllo per il tono che può servire anche per splittare il pick up al ponte. Ponte Goto Vintage Tremolo, meccaniche Schecter Vintage, l'hardware ha una finitura cromata però leggermente consumata, quindi è invecchiato appositamente. Il battipenna è a tre strati, mint green, nero e mint green. Il colore è aged white, quindi bianco invecchiato, e la finitura è aged nitro. Oltre alla chitarra viene fornita anche una bellissima custodia rigida. Ma adesso sentiamo come suona. Thank you.
Questa chitarra è senza alcun dubbio una delle migliori Stratocaster o affini che abbia mai provato. Il suono è sempre molto aperto e convincente in qualsiasi posizione del pickup. Il pulito regala un twang veramente accattivante e il distorto è davvero molto soddisfacente. La chitarra è molto comoda da suonare sia da seduto sia da in piedi. È leggera e molto maneggevole. Il compound radius la rende comoda da suonare in qualsiasi posizione. Le Strato con l'humbucker al ponte sono forse le mie chitarre preferite. Con questa mi sono sentito immediatamente a casa. Già dopo qualche minuto il feeling di questo strumento mi ha raggiunto in maniera particolare. Ma ora è venuto il momento di affrontare il discorso spinoso. Le custom shop valgono la pena oppure no? Rispetto alle chitarre industriali anche di fascia alta, quindi è comunque conveniente una custom shop oppure sono soldi buttati via? Prima di continuare, se ancora non l'avete fatto, che ne dite di iscrivervi al mio canale? Per voi è completamente gratuito, ma per me invece è molto importante perché mi permette di raggiungere sempre più appassionati del mondo della chitarra con i miei video e questo mi permette di portarvi prodotti sempre più interessanti e di proporvi video sempre nuovi. Quindi se lo farete vi ringrazio tantissimo e mi raccomando date un'occhiata anche al sito chitarradidattica.it dove troverete tutte le mie video lezioni gratuite e anche i miei corsi completi per chitarra. Inoltre troverete anche la tab per la ritmica di questa canzoncina che ho preparato appunto per questo video. Chiave della questione secondo me è questo: non si dovrebbe confrontare una chitarra normale con una custom shop, perché nonostante abbiano la stessa funzione sono due cose diverse. Quando compriamo una custom shop non stiamo comprando solo delle caratteristiche, ma stiamo comprando a tutti gli effetti un'esperienza. Avere un oggetto che si sa essere unico e firmato tra l'altro dagli stessi costruttori che hanno una reputazione a livello mondiale è una sensazione diversa dall'acquistare una chitarra qualsiasi. Quando si acquista una Birkin di Hermès, si sta acquistando una borsa che parte all'incirca dai 7.000 euro, si deve anche richiedere la sua ordinazione, non si sa nemmeno se arriverà. E questa borsa servirà a contenere oggetti tanto quanto quella che compreremmo in saldo ad H&M per 20 euro. Se comprate una Ferrari, avrete un mezzo che vi serve per spostarvi da punto A a punto B, tanto quanto una Panda. Una penna Montblanc da 1.000 euro scrive quanto una Bic da 50 centesimi e un Rolex da 10.000 euro segna l'ora esattamente come il mio Fossil da 28 euro, che oggi non ho addosso ma a cui sono molto affezionato. Stiamo parlando quindi a tutti gli effetti di un oggetto di lusso. Il prezzo di queste chitarre è un insieme di fattori che non conta solo la qualità della componentistica, ma anche il prezzo del marchio. Quindi in termini di prezzo una custom shop non è confrontabile con chitarre industriali. Piccola parentesi riguardo al prezzo. Essendo Piazzo il maggior rivenditore di chitarre Schecter di tutto il Triveneto, ha dei prezzi veramente molto molto interessanti. Anche su questa stessa chitarra. Potete vedere infatti qui sotto in descrizione quanto costa e vedere a quanto effettivamente la stanno mettendo come prezzo, cioè è uno sconto veramente molto importante. Secondo me per gli amanti delle custom shop al prezzo a cui viene proposta è un best buy assoluto e tra l'altro utilizzando il codice Stefano 5 risparmierete anche 180 euro circa in più, quindi è un bel affare. Un altro discorso riguarda invece il suono. Spesso si sente infatti, ma questa chitarra da 300-500 euro suona come una custom shop. Ma questo è possibile?
Certamente, il suono non è un elemento determinante per stabilire il prezzo di uno strumento. Possiamo dire che mediamente una custom shop, data la cura con cui viene costruita, sarà uno strumento che suonerà meglio di una chitarra industriale. Ma a volte capita che uno strumento invece prodotto in maniera industriale tradizionale esca particolarmente bene. E quindi magari una chitarra semplice, settata bene, con una buona componentistica, si rivela essere competitiva a livello di suono proprio con una chitarra molto molto più costosa. Ma questo sminuisce il valore della custom shop? No, perché, come vi ho detto prima, si tratta di un prodotto diverso. Sono oggetti diversi con scopi diversi. Ma a questo punto quindi non conviene farsi fare una chitarra da un liutaio che ci fa su misura una chitarra sulle nostre esigenze. Se guardiamo l'aspetto strettamente pratico, potrebbe essere la soluzione migliore. Chitarra di qualità altissima, personalizzata come la vogliamo noi, a un prezzo quasi sempre inferiore a quello delle custom shop. Qui però entrano in gioco tre fattori. Il primo è che non tutti sanno cosa vogliono da una chitarra, per cui uno ha bisogno di averla in mano prima di decidere ok, questa è quella che volevo. Il secondo è che normalmente le chitarre di liuteria hanno una svalutazione incredibile nel mercato dell'usato, per cui se una persona ha piacere poi di rivendere gli strumenti per acquistarne di nuovi, ci perde a volte anche un bel po' di soldi. In questa circostanza le custom shop diventano un vero e proprio investimento. Non è un caso raro che alcune custom shop, perché particolarmente richieste, valgano anche di più dopo qualche anno del prezzo che le abbiamo pagate. Il terzo è, come sottolineato prima, un tipo di esperienza diverso. Il fatto di possedere qualcosa che viene universalmente riconosciuto come un oggetto di lusso è fonte di piacere personale per alcune persone, e questo può superare a volte il piacere di avere uno strumento invece fatto su misura. Sì, ok Stefano, però alla fine ste custom shop costano troppo, dai, si può suonare bene anche senza. Questa era la mia opinione indiscutibile fino a un po' di tempo fa, che però recentemente è cambiata. Dovete sapere che poco tempo fa ho parlato con una persona riguardo a un certo tipo di oggetto e gli ho detto: secondo me sta roba non vale i soldi che costa. Il prezzo di un certo articolo lo vedevo come una cosa oggettiva, cioè qualcosa o vale o non vale. Questa persona mi rispose: il valore di un oggetto, il suo prezzo, non sei tu che lo puoi decidere a prescindere. Ogni singola persona soppesa le varie caratteristiche e decide se un certo oggetto vale la pena oppure no. Ed è in base alla propria situazione che questa decisione avviene. E questo mi ha fatto riflettere: se per me non ha senso spendere tanti soldi per qualcosa, non significa che non abbia senso a prescindere, in modo completamente oggettivo e insindacabile. La ricerca del piacere e della soddisfazione può passare attraverso le piccole cose, come può passare attraverso anche a cose più costose. Una persona che acquista qualcosa che io non considero valida ha sicuramente un'esperienza diversa dalla mia, una visione diversa dalla mia e magari anche un portafoglio diverso dal mio. Quindi l'aspetto prezzo è difficilmente oggettivizzabile perché è soggetto a troppi fattori soggettivi. Alla domanda quindi: le custom shop hanno senso? La mia risposta oggi è: se tu pensi che ne valga la pena, allora sì. Alla fine l'unico reale svantaggio che io vedrei nell'acquistare una custom shop sta nel prezzo alto. Ma se uno se lo può permettere e ne trae pure soddisfazione, perché no? Quindi, in soldoni, questo qua è un chitarrone. Invidio sicuramente chi tra voi magari se lo porterà a casa. Comunque, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Secondo voi ho ragione, ho torto? Sono sempre molto curioso di leggere tutte le vostre opinioni a riguardo. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!